Ciao ragazzi e benvenuti in questa puntata speciale, lezione dove andremo a fare tutt'altro che pratica di fisarmonica. Allora io innanzitutto vi auguro un buonissimo e sereno Natale a tutti i vostri cari e alla vostra famiglia. E nella lezione di oggi appunto ci sarà un po' di diversità rispetto alle altre lezioni perché mettiamo un attimo di pausa alla nostra pratica di fisarmonica e quindi ai nostri allenamenti, ci godiamo con calma le ferie e andiamo un attimo a sentire tre canzoni natalizie che vi ho preparato per la lezione di oggi. Queste tre canzoni sono Astro del Ciel, Tu scendi dalle stelle e Jingle Bells. Andremo a sentirle in questa successione, esattamente, così lasciamo per la fine Jingle Bells, che è quella più festaiola e natalizia in assoluto. E in questa puntata, oltre a farvele sentire, vi darò anche a disposizione gli spartiti, già con la diteggiatura segnata da me in persona, quindi potete stare tranquilli che la diteggiatura sarà giusta e non avrete problemi insomma con questa diteggiatura qua. E oltre a quello andremo ad analizzare velocemente lo spartito di queste tre canzoncine, velocemente perché altrimenti viene un video davvero lunghissimo, quindi essendo che le canzoni sono tre devo cercare di essere il più veloce possibile. Ma adesso fisarmonica alla mano e vi spiego un attimo come si fanno queste tre canzoni di Natale. Ecco, questo era appunto Astro del Ciel. Andiamo un attimo a vedere com'è lo spartito qui in questione. Allora, non è una delle canzoni più facili in assoluto da fare. Sappiamo che la sinistra va sempre tenuta con questo ritmo qua. Sappiamo che è sempre un miscuglio di Do sul settima e Fa, quindi comunque abbiamo degli accordi abbastanza semplici da fare. Il ritmo va anche un po' a piacere, nel senso che ognuno se la sente in maniera diversa, quindi ricordiamo che questo è un tre quarti, quindi banalmente potrebbe essere un valzer, però direi che non suona bene come valzer se ci mettiamo a fare... Cioè, sembra più che una canzone natalizia, sembra una marcia, quindi io lo farei molto più preferibilmente come preferibilmente lo farei come l'ho fatto io prima, quindi come vi ho fatto appena sentire. E altre cose da dire su questo spartito, dobbiamo fare attenzione ai vari allargamenti, quindi è vero che sono canzoni natalizie, però questo non vuol dire che siano facili, insomma, ci sono alcuni salti, come notiamo abbiamo prima battuta, abbiamo prime quattro battute abbastanza semplici. Poi abbiamo questo salto immediato, ci troviamo sull'1, dobbiamo saltare con il 5 sulla nota di Re alto. Poi qui abbiamo tutto in discesa perché la mano resta ferma. Qui ricordiamoci di scalare con il dito 3. E qui ci sono tutte diteggiature abbastanza facili, mano che resta sempre ferma. Ecco, qui è la parte un po' più difficile dello spartito perché abbiamo
Dito numero 3 che va sul re alto, quindi già un salto, insomma, non da poco. Qui attenzione a questa è l'accordo di sol. Quindi, come diteggiatura abbiamo la mano ferma, però tutto sta nel portare il dito numero 3 sul re. Dopodiché la mano resta piuttosto ferma. Abbiamo un problema verso la quart'ultima battuta, perché come vediamo la canzone continua, abbiamo. Ecco, arrivati a questo punto è un bel problema perché ci ritroviamo col dito numero 4 sul Mi e dobbiamo andare col dito numero 5 sul Do, quindi è un movimento, diciamo che più che un movimento, più che un allargamento, questo è un vero e proprio salto, quindi sappiate che su questa canzone avete un salto non da poco. Che è questo qua, dovete spostare la mano col dito numero 5 e andare sul Do. Dopodiché la canzone finisce, quindi non avete più altri problemi. Questo era Astro del Ciel. Andiamo avanti con Tu scendi dalle stelle. Adesso prendo lo spartito e ve lo faccio sentire. Adesso, a parte qualche abbellimento, insomma, voi fatela come è scritta sullo spartito. E questo, ragazzi, questo non è altro che un valzer, cioè il ritmo è di valzer. Avete solo Do e Sol settima, facile facile, la mano non va mai spostata sulla tastiera, sempre fermissima. Questo è in assoluto la canzone natalizia più facile che esiste. Quindi, essendo che è Tu scendi dalle stelle. È anche una canzone molto molto famosa, e è facile, è famosa, dateci dentro, imparatela, questa è bellissima. E quindi niente da dire su questo spartito, non mi metto neanche a studiarlo, insomma ad analizzarlo assieme, credo sia abbastanza logico come suonarlo. Ecco. Adesso andiamo subito a vedere Jingle Bells, che è l'ultima canzone di questa lezione speciale natalizia. Thank you.
Bene, anche qui non badate troppo agli abbellimenti, mi sono lasciato un po' prendere la mano. E Jingle Bells, allora, a parte che l'ho fatta abbastanza veloce, quindi questa sarebbe la sua velocità a cui la sentiamo spesso, no, in giro. Poi la potete fare anche più piano di così, comunque, suona bene lo stesso. E di cosa dovete fare attenzione su questa canzone? A parte che avete un sacco di allargamenti sulle prime due battute, terza battuta, ricordatevi di fare il fa diesis, perché ricordiamo che abbiamo un fa diesis in chiave di in armatura di chiave, quindi ricordatevi di fare questa cosa qui. Vedete? Vedete che qui c'è il diesis sul fa. Quindi con il dito numero 1 dovete andare a prendere il diesis. Non è una cosa che si fa spesso, di solito le note nere si suonano spesso e volentieri con le altre 4 dita e con l'1 si suonano davvero raramente poco, ma in questo caso siamo costretti a farlo perché quella è una nota che possiamo prendere solo con il dito numero 1. Quindi una volta fatto questo fa diesis, continuate con lo spartito, vedete che abbiamo battute analoghe anche dopo. E una cosa da fare attenzione, dove abbiamo l'altro re settima di, a sinistra, quindi come bassi, vedete che c'è la nota ripetuta, che è questa. Ecco. Adesso temo si senta troppo con il microfono così. Però... ecco lì dove, diciamo, terza battuta, seconda riga. Dove si ripete la nota dovete andare con il 5, però a un certo punto dovete scalare e suonare l'ultimo re con il dito numero 4. Perché vedete che sulla battuta dopo dovete andare a prendere anche il mi. Quindi se vi trovate col dito numero 5 sul re... vedete che il mi risulta scomodo suonarlo ancora col 5. E andate meglio a mettere il 4 sull'ultima nota di re, come da diteggiatura che vi ho scritto. E poi la battuta seguente andate tranquillamente a suonare il mi con il dito numero 5. Ecco, poi andando avanti c'è il ritornello, quello che conosciamo tutti. Piuttosto semplice. Anche qui niente di speciale. Quindi il ritornello è la parte più facile. Ecco, la parte difficile sono le prime due righe, che avete un bel po' di allargamenti, quindi mi raccomando su questi allargamenti. Sulla sinistra, inoltre, dobbiamo fare attenzione perché abbiamo un bel la settima. Il la settima si trova proprio sul ritornello, tra parentesi ho appena detto che è facile, ma insomma la destra è facile, la sinistra un po' meno, perché abbiamo comunque... lasciatemi prendere lo spartito, ecco. Siamo sempre in sol. Come sinistra fate pure basso, accordo, 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 così, in questa maniera. Quindi come un valzer, come un zoom pa, però con un pa in più, quindi zoom pa pa pa, zoom pa pa pa. Ecco, quindi andando a suonarla... ecco, qui, attenzione, c'è un la settima, quindi saltate dal sol alla settima. Re settima adesso. Quindi la settima, re settima e sol. Quindi andate scalando la settima, re settima, sol. Ecco.
Ecco, qui potete rallentare se volete, è più carino da fare. Sarebbe liscio così. Però se volete potete fare il rallentamento. Ecco, questo se lo volete lo fate, è l'arpeggio di Sol, quindi Sol, Si, Re e Sol. Sol, Si, Re e Sol. Se riuscite a prenderlo bene, se no fate solo Sol, Si e Re. È comunque carino, sono solo tre note invece che quattro, cambia poco come discorso. E quindi abbiamo visto anche Jingle Bells. E allora a questo punto io vi faccio tanti ma tanti auguri di buone feste, di anche per l'anno nuovo. Vediamo se farò uscire forse un video, magari il 2, così l'1 ci riposiamo per bene e dal 2 in poi ricominciamo con i buoni propositi per il nuovo anno, quindi buoni propositi di studio e di studiare tanta fisarmonica che vi fa bene. E a questo punto, dopo avervi augurato buone feste, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao ragazzi!